dai, dai, ho capito, deve essere veloci. Vai. Ah, due, tre. Jump, no, jump, triple jump in onore dei Queen, ragazzi. Perché oggi abbiamo ascoltato questa compilation e abbiamo ascoltato questa compilation. Che è successo? Calmo, calmo, calmo. Sono sta calmo. Allora, sapete che io gli Alpha Speed Mastery non li sopporto e quelli dei Queen uscito nel 2015 mi hanno lasciato molti dubbi sulla qualità audio. È cambiato tutto un'altra volta. Che è successo? Che queste due edizioni e tutti questi, tranne Bohemian Rhapsody che è uscito recentemente, si parla di The Miracle, si parla di Jazz, si parla di Sheer Heart Attack, si parla di Queen 2, si parla di News of the World, si parla di Hot Space, si parla di The Game, si parla di A Kind of Magic e si parla di A Night at the Opera e anche degli altri che non abbiamo, tipo dei The Races o News of the World. Allora, cosa è accaduto? No, News of the World c'è. Stava qua dietro, eccolo qua, c'è poi News of the World. Allora, è accaduto che tutti questi dischi che vi abbiamo fatto vedere non sono le ristampe del 2015, ma sono delle nuovissime ristampe uscite nel 2019, curate da Mike Showell, lo stesso tecnico di Abbey Road Studios che ha curato la fantastica edizione di My Generation degli U. Quindi, queste ristampe di Queen suonano, cioè il fiatone, da paura, da paura! Tutti i dischi da 8,5-9 come qualità audio, nettamente superiori a quelli del 2015. E io brindo alla grandezza di Freddie Mercury, John Deacon, Brian May e Roger Taylor. Viva i Queen, viva la regina, viva la grande musica e viva noi e DF Point!